Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, in questa trasmissione non c'è Francesco perché Francesco ha avuto dei problemi di lavoro, la trasmissione ci sono solo io in trasmissione. E naturalmente quando sono da solo in trasmissione lascio un po' da parte la rassegna stampa e faccio delle trasmissioni che abbiano un altro tono, un'altra continuità, a meno che la rassegna stampa non sia così importante da dover essere fatta. Prima di iniziare la trasmissione, tanto un ringraziamento all'amico Ferdinando per il libro che mi ha regalato, ed è un libro che consiglio a tutti quanti. Si tratta del Trattato di Ateologia di Michel Onfray. Me l'ha regalato Ferdinando, l'ho sfogliato. Beh, se Michel Onfray ha copiato queste trasmissioni, poco ci manca. Insomma, diciamo che piuttosto è un percorso abbastanza comune. E niente, Michel Onfray fa questo trattato di ateologia proprio seguendo grosso modo la traccia del lavoro che noi stiamo facendo da 10 anni in questa radio, e ha scritto questo libro nel 2005. La stampa che è in commercio ora, che è della Fazzi Editore, è del 2006, per cui di quest'anno, e praticamente riprende tutti i temi rispetto al cristianesimo e rispetto a quella che è anche la visione della vita, a quello che è Epicuro, a quello che è il rapporto fra Chiesa Cattolica e nazismo, quello che è l'analisi dei Vangeli, quello che è l'analisi della Bibbia, quello che è il razzismo degli ebrei. Cioè riprende tutti quei temi che avete sentito da 10 anni che noi trattiamo in questa radio. Pertanto, se qualcuno deve fare, diciamo così, una strenna, fare un omaggio alla dea strenna della salute, una grande dea sabina, può sempre regalare il Trattato di Ateologia di Michel Onfray. E regala una cosa semplice da leggere e forse anche più semplice delle mie trasmissioni e comprensibile un po' a tutti. Ricordo allora Trattato di Ateologia, Michel Onfray, e edizione Fazzi Editore. Di questo trattato nelle trasmissioni seguenti, dei prossime trasmissioni, vi leggerò qualche brano. Quando ci sarà tempo vi leggerò qualche pezzo. Quello che mi interessava però, e questo è per questo libro, che è estremamente interessante, cioè nel senso che praticamente dice cose che sentite anche in questa trasmissione, pertanto leggere anche su un libro che potete anche regalare a qualcuno fa anche piacere. Non chiedetemi il prezzo perché l'amico Ferdinando ha provveduto a depennarlo con una certa abilità. Detto questo, passiamo alla trasmissione di oggi. Allora, la trasmissione di oggi che vorrei fare è una trasmissione un po' particolare, nel senso che è una trasmissione che intende parlare alle emozioni, intende parlare alla parte profonda delle persone che da un certo tempo, da un certo periodo di tempo, seguono questa trasmissione. Voi sapete che io ho scritto il Crogiolo dello Stregone, no? Il Crogiolo dello Stregone è un insieme di tecniche attraverso le quali si può praticare stregoneria. E di tutte quelle tecniche, il Crogiolo dello Stregone, spiegarle, giustificarle, capire perché funzionano, come funzionano, cioè, ne possiamo parlare all'infinito. Cioè non ci sono limiti, nel senso che si possono anche sviluppare ulteriormente, e comunque ho scritto da 10 anni su quello e continuerò a scrivere per il resto della mia vita, diciamo così, sulle tecniche del Crogiolo dello Stregone. Ma quello che è importante e che spesso le persone sfugge o comunque le persone non riescono a comprendere è che parlare di tecniche di stregoneria è fondamentale perché si diventa consapevoli che esiste una tecnica di stregoneria, ma sapere che cos'è una tecnica di stregoneria non significa praticare stregoneria. Cioè è necessario riuscire a vivere una situazione in modo emotivamente così profondo e così all'interno di noi stessi in modo che le nostre emozioni vengano manipolate, cioè tutta la nostra struttura emotiva venga completamente manipolata.
E questa è una situazione estremamente dura, perché quasi nessuno accetta che le proprie emozioni vengano toccate o vengano manomesse. E se la nostra ragione comincia a capire che le nostre emozioni sono in realtà un sistema che noi abbiamo per comunicare e per agire nel mondo, la nostra ragione va un po' in paranoia. E in effetti ci sono molte, diciamo così, anche disturbi psichici, disturbi psichiatrici che sono manifestazione delle nostre emozioni. Ma io in questa trasmissione vi voglio invece comunicare con le vostre emozioni, cioè voglio riuscire a farvi capire come con le emozioni, attraverso le emozioni, voi vi potete trasformare. E il problema che ho io adesso è mettervi nella situazione in cui voi vi potete sentire quello che io vi leggerò, e vi leggerò semplicemente il testo di Nera Notte, ma voi dovete ascoltarlo in maniera diversa, cioè non dovete ascoltarlo con le orecchie, dovete ascoltarlo con lo stomaco. Allora, cominciamo a dire come ci si predispone per ascoltare un testo come Nera Notte con lo stomaco. Innanzitutto, il testo Nera Notte è una descrizione di magia, cioè è la descrizione di una sfida vissuta in uno stato angoscioso. E una sfida vissuta in uno stato angoscioso può essere capita, può essere percepita soltanto da chi vive in uno stato angoscioso. Bene, voi avete sempre sentito parlare dell'angoscia, no? Dell'ansia, come dei fattori negativi, cioè dei fattori che distruggono, disturbano l'uomo. Ebbene, l'angoscia e l'ansia non sono estranei alla natura umana, ma sono comunque delle cose che noi abbiamo e delle cose con le quali affrontiamo il mondo. Solo che l'angoscia e l'ansia, la psicologia li usa come un po' come sinonimi, ma in realtà quello che a me mi interessa è lo stato psichico angoscioso, sono anche dei momenti di trasformazione soggettiva estremamente potenti. Ora, per riuscire a capire il testo che io vi leggerò di Nera Notte, che l'ho già letto, se vi ricordate, ve l'ho detto, ve lo potete scaricare anche da internet, è a disposizione, non c'è problemi, sono parole una dopo l'altra, ma per riuscire a capirne il senso profondo bisogna riuscire a capirlo con lo stomaco. E per riuscire a capire il testo di Nera Notte bisogna entrare in uno stato psichico angoscioso o angosciante. Come si fa questo? Voi dovete pensare a quella situazione che avete vissuto o che immaginate di vivere, che vi faccia più paura, che vi faccia disarmati, che non sapete come affrontare. E quella la dovete cominciare a sentire, quello stato angoscioso, sullo stomaco. E quello stato angoscioso vi deve salire lungo i nervi, lungo la spina dorsale, vi deve salire lungo le vibrazioni del corpo, quasi che vi producesse dei piccoli giramenti di testa o addirittura le orecchie che vi ronzassero. E dovete agire, lavorare sul diaframma dello stomaco in modo da respirare in maniera ritmica e pesante, in modo quasi da pompare quello che è la bocca dello stomaco, e pensare, immaginarvi la situazione più angosciante, più terribile, più infame che voi potete pensare. E vi dovete riuscire a entrare dentro in questa situazione come se tutto il mondo in cui state vivendo ora o state ascoltando la radio sparisse e voi siete in quella situazione angosciante. Bene, se riuscite a entrare in quella situazione psichica, io comincerò a leggere Nera Notte. Perché questo? Perché la trasformazione dell'individuo, la trasformazione profonda dell'individuo
c'è soltanto quando l'individuo espone le proprie emozioni al mondo in maniera drammatica. Ora, quando fu vissuta la situazione in cui fu scritta Nera Notte, e qualcuno fu torturato per 2 giorni, qualcuno era in galera senza possibilità di uscire, i magistrati avevano ideato capi di imputazione che permettevano loro di tenere in galera una persona per 8 anni, una roba folle. Quella persona era completamente isolata all'esterno, 7 magistrati lavoravano per sputtanarla verso l'esterno e 7 magistrati hanno lavorato per tentare di ammazzarla in galera. 7 magistrati hanno alterato i processi, gli hanno impedito la difesa, lo hanno messo in condizioni che erano spaventose. Ebbene, da questo nasce il discorso di Nera Notte, perché in questa situazione psichica si può sentire, si può allargare le proprie emozioni e la propria percezione a tutti gli oggetti del mondo, cioè a tutti quelli che hanno vissuto una situazione analoga o comunque hanno riversato quella qualità di emozioni all'interno della vita. E se la stregoneria è un insieme di tecniche che noi applichiamo, queste tecniche devono entrare talmente profondamente in noi attraverso le nostre emozioni da diventare normali nella loro applicazione nella vita quotidiana. E allora possiamo sentire anche le voci del mondo, anche le voci degli alberi, anche le voci del sistema sociale, anche le voci delle necessità delle persone, senza che queste passino attraverso la bocca, senza che queste passino attraverso le azioni, ma soltanto attraverso i flussi emotivi. E questo naturalmente andrò avanti stasera con Nera Notte, cioè io adesso cercherò di mettervi nelle condizioni psicologiche, sia psichiche sia emotive sia di angoscia, per ascoltare Nera Notte in maniera magica, ma penso di finire la lettura di Nera Notte nella seconda trasmissione in maniera normale. Dopodiché riprenderemo il discorso, sempre nella seconda trasmissione, il discorso sulla percezione, e parleremo della qualità della percezione vista dalla psicologia e dalla psichiatria e dalla stregoneria, naturalmente. Per cui in questo momento cominciate a pensare a una situazione angosciante, cominciate a sentirla sulla bocca dello stomaco, cominciate a farla salire in modo che vi prenda tutti i nervi, a farla arrivare fino agli occhi, fino alla gola, pompate sul diaframma in modo che questa vi pervada tutto il vostro essere, cercate di vivere questa situazione angosciante, e io in questa situazione angosciante voi vi presenterete davanti all'unico soggetto che vi può aiutare, ed è Nera Notte. Si alzava la cetta e verso il torrente la testa rotolava. Testa di uomo troppo giovane per continuare a vivere. Testa di uomo troppo vecchio per permettergli di ricordare. Testa di donna, troppe storie aveva raccontato. Testa di donna, a quanti alberi aveva parlato. Una dopo l'altra rotolavano verso il torrente. Noi che eravamo scappati cercavamo un rifugio. Rimasero sbarrate le porte dell'Olimpo. Gli dèi erano adirati perché gli uomini avevano perso la ragione. Rimasero sbarrate le porte dei figli di Urano stellato. I titani erano adirati perché gli uomini avevano smarrito la passione. Solo Nera Notte aprì la sua casa. Solo Nera Notte accolse gli sbandati. Nera Notte li avvolse nelle sue spire e li nascose. Li nascose da chi sapeva solo tagliare le teste. Poi Nera Notte fece loro un regalo. Compagno di giochi divennero dei suoi figli. Giocate, giocate, sussurrava Nera Notte. Giocate, crescete, figli di Hera e Zeus. Così giocammo con i figli di Nera Notte. Moros si sedette davanti a noi e mescolò le sue carte. Non guardava, non vedeva, non rifletteva, ma ad ogni mano spazzava il tavolo.
Ogni volta che giocavamo con Moros, restavamo senza vestiti. Moros chiedeva ogni volta di pagare la posta. Rideva nella notte della nostra angoscia, mentre noi tentavamo di sfidare Moros, mentre Moros mescolava le sue carte. Moros ci portava via i vestiti. Le carte nelle mani di Moros cambiavano forma, cambiavano rappresentazione. Noi, come figli di Era, rimanevamo ogni volta senza vestiti. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. Cambia la forma, cambia il gioco. Non è diverso e tu vuoi essere sempre te stesso. Non sfidare come Ercole la sorte, sii tu stesso la sorte. Moros è potente, lui detta le regole del gioco, tu fatti regola e infilati nel gioco. Non opporre petto villoso a chi ti punta la lancia, scegli d'essere lancia, oppure vento che lancia non può ferir. E giocammo al gioco di Moros per un tempo che parve mai finire. Sussurrava nella notte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Giocammo con Chere. Scegli, scegli una carta, diceva Chere. Scegli, scegli una via. Scegli, diceva Chere, e io sarò là ad attendere il tuo arrivo. Una scelta e io sarò il tuo effetto. Guardami, diceva Chere, guardami e poi scegli. Ti faccio schifo? Ma se tu non mi guardi prima di scegliere, allora il terrore si impadronirà di te. Chere, Chere, quanto ho imparato ad amarti. Quanto orrore mi facesti quando ti vidi la prima volta nella casa di Nera Notte. Guarda, sussurrava Nera Notte, guarda bene, sei sicuro che sia un mostro? Il suo nero scomparve in questa casa, tu sei il suo colore. Non scegliere coprendoti gli occhi. Guarda fisso. Ora che guardi, figlio di Era e Zeus, dimmi, che colore è Chere? È rosso, urlai, è rosso! Rosso come il mio sangue, rosso come il fuoco della conoscenza che alimento. Rosso, come l'ardore delle mie scelte. Figlio di Era e Zeus, impara a guardare prima di scegliere e scegli solo dopo aver guardato. Non ci sono mostri nell'ombra, solo le tue paure che afferrano il tuo stomaco. Sussurrava nella notte, giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Scegli una carta, disse Morte. Io scelsi, dall'alto in basso la falce mi tagliò. Scegli una carta, disse Morte. Io scelsi, dall'alto in basso, la falce mi tagliò. Sussurrò alle mie orecchie nera notte. Piccolo figlio di Era, impara a saltare. Piccolo figlio di Zeus, la falce non puoi evitare. Impara a saltare, impara a saltare, impara a saltare. Nessun figlio di Era può vincere Morte. Nessun figlio di Era può evitare la sua fine. Girino diventa rana, Bacco diventa farfalla, figlio di Era e Zeus diventa un dio. Che gran gioco giocammo nella casa di Nera Notte, mentre Morte alzava la sua falce ed io, artigliando l'infinito, trasformavo me stesso. Esultava Morte che aveva posto fine alla mia esistenza, esultavo nel percorrere un sentiero sconosciuto. Sussurrava Nera Notte, giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Giochiamo ad un nuovo gioco, disse Sonno mentre mescolava le sue carte. Rispondi, disse. Dove ti trovi? Sono nella casa di Nera Notte e sto giocando coi suoi figli. Risposta sbagliata, disse Sonno. Sei incatenato ad un muro di pietra. Ti stanno friggendo le carni. Ma che cos'è il vero? La carne che frigge? O le carte che Sonno sta mescolando? Sussurrò alle mie orecchie Nera Notte. Di qua o di là è sempre un luogo donde può provenire la conoscenza. Ma tu sei un figlio di Era, e solo Era, e solo in Era può esercitare l'attuazione che la tua conoscenza esige. Mescola le carte, Sonno. Anche se la mia carne frigge, altri uomini prenderanno quelle carte. Sussurrava Nera Notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Sonno,
Io ho vinto questa mano. Apri la porta ai sogni. Apri una porta, sonno. E balzarono fuori gioiosi, allegri, paffuti. Ridevano i sogni, accarezzando le mie speranze. In essi si disperdevano i miei desideri e i miei sensi godevano. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Figlio di Era, dipana la bruma dai tuoi occhi. Figlio di Zeus, disperdi la nebbia. Sogni gioiosi, allegri, paffuti, carezzevoli, affettuosi, amorevoli, delicati, dolci, piacevoli, soavi, teneri. Che catene feroci stavate forgiando le mie emozioni. Non farti ingannare dall'allegria, dall'amore, dalla piacevolezza. Si chiamano catene. Sono catene con anelli d'acciaio e inchiodano l'attenzione al tempo presente. Figlio di Era e Zeus, gioca con i sogni della porta accanto. Madre, nella notte, questi sono spietati, mi assalgono, mi strappano, mi penetrano, feroci le mie emozioni, mi angosciano. Madre, questi sono duri come l'acciaio nitrurato. Sì, rispose nella notte, ma non ti fanno assopire le emozioni, non inchiodano la tua attenzione. È con loro che devi misurarti, figlio di Era e Zeus. Domani sarai più forte. Gioca con i sogni potenti. Alimenta e tonifica con essi le tue emozioni. I sogni sono figli potenti, ti forgiano invincibile immergendoti nelle acque dello Stige, o ti tolgono il coraggio con l'amore e la piacevolezza. Chi è duro come l'acciaio non costruisce catene per gli altri. Non ingannarti, figlio di Era e Zeus, tu puoi scegliere i sogni con cui giocare. Con chi giocherai, forgerai Chera, Chera che ti attende. Sussurrava nella notte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. E gioca il mio gioco, stupido figlio di Era. Non hai consapevolezza, non hai conoscenza, non sai guardare il tempo che viene incontro. Stupido figlio di Era, le tue azioni creano disastri fra la tua specie. Le teste tagliate? Loro tagliano le teste. Ma chi è quell'imbecille che porge il collo alle loro mannaie? Debole difesa, figlia di Era, figlio di Era. Così Biasimo mi invitò al suo gioco. Ecco, disse Biasimo, questo è il mondo che è. E questo è il mondo che sta nella tua testa. Ora agisci, muovi la tua pedina e vedremo se gli effetti della tua mossa saranno uguali nel mondo della tua testa o nel mondo che è. Coraggio, figlio di Era. Quante mosse hai fatto per indurre a porgere il collo alla loro mannaia? E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Il presente giudica le azioni passate, il futuro giudica le azioni che fai. Ogni azione è un errore, ogni errore modifica l'insieme in cui interviene, l'insieme si adatta all'errore con altri errori. Il futuro è un insieme di errori. Non esiste un'azione che non sia un errore. Non temere di sbagliare, figlio di Era. Tutto è un errore. Agisci col cuore. Sussurrava nella notte. Giocate. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Scegli una carta, diceva l'ombra che mi stava davanti. Scegli una carta e Dio scelsi. Cioè sventura, ogni scelta è sventura. Qualunque cosa farai, io, sventura, sarò la tua compagna. Qualunque cosa farai, manifesterai me, sventura. Ecco, tremavo. Non osavo più pescare carte da quel mazzo. Sventura, sventura, sventura. Tu, sventura, mi perseguiti. Come posso pescare una carta se qualunque carta io pesco, sempre sventura? Riuscirà a perseguirmi? Stavo per arrendermi davanti a sventura. Le braccia cadevano lungo i fianchi. Il respiro diventava lento. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Certo, mia figlia sventura ti porta alla perdizione. È da quando sei nato che mia figlia sventura progetta la tua fine, il tuo smarrimento. Sventura è gemella di Biasimo. Qualunque cosa fai sbaglierai, qualunque cosa fai ti porta a sventura. Però anche qualunque cosa non fai ti porta a sventura. Tu puoi scegliere, figlio di Era, come giungere a sventura.
Qualunque cosa fai ti porta a sventura. Qualunque cosa non fai ti porta a sventura. Guardai nella notte che mi avvolgeva e urlai: sventura! Mescola le carte, io sceglierò. Sventura mescolò le carte e io scelsi. Sventura, sventura! Urlò la figlia di nera notte e io dissi: sventura, mescola le carte ed io sceglierò. Ancora? Disse sventura. Ancora, risposi. Perché? Mi chiese sventura. Io ti amo, figlia di nera notte, e ci abbracceremo compagni per l'infinito, finché io scelgo, io sono vivo. Finché il mio cuore è impavido, io continuo a scegliere. Lo so che il mondo è infinitamente più grande e mi porta inevitabilmente ad abbracciarti, sventura. Ma chi ti abbraccia è una persona che ha scelto, non una persona che ebbe paura di scegliere. Io costruisco la mia sventura, io costruisco il sentiero che mi porta da te. Sussurrava nella notte: giocate, giocate, crescete, figli di Era e Zeus. Alte, minacciose, mi si pararono davanti le sorelle Esperidi. Vuoi giocare, piccolo figlio di Era? Vuoi giocare coi nostri pomi? I nostri pomi donano la conoscenza e la consapevolezza a chi li tocca. I nostri frutti donano l'infinito a chi li tiene nelle mani. Io allungavo le mani per prenderli. La forza mi abbandonava, i sensi erano confusi, l'equilibrio era incerto. Riprova, piccolo figlio di Era, a prenderli, e ridevano. E mi gettavo con la forza di un toro, tutto spariva, tutto si dissolveva. La forza di Zeus, l'ardore di Dioniso, l'intelligenza di Atena, la possenza di Ares, la trasformazione di Demetra. Tutto inutile. Gioco spaventoso con le Esperidi. Come si può dare l'assalto a qualcosa che svanisce, che non regge nella forma? E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. Le illusioni svaniscono quando, manifestando la discendenza di Crono dall'assalto, le Esperidi nascondono i pomi dietro la barriera delle illusioni. Quando dall'assalto le illusioni svaniscono, e così anche i pomi che vi sono conservati. I pomi sono la conoscenza, le illusioni sono quanto ti separa dalla conoscenza. La conoscenza dissolve l'illusione, ma la conoscenza ritorna nell'illusione. Figlio di Era, rifletti, osserva il tuo cuore. Quando Era ti partorì e ti costruì dal nulla, non ti costruì dal nulla, ma prese frammenti di titani con cui ha forgiato ciò che tu sei. Piccolo figlio di Era, non pensarti nella forma. Dentro di te ci sono tutte le discendenze dei figli di Urano stellato. Quando i figli di Zeus falliscono, fermati e ascolta il tuo cuore. E mentre nella notte mi sussurrava, un sussulto ebbe il mio sentire. Da un luogo remoto nel mio cuore, dall'ampio Tartaro, una forma si mosse e si stirò dopo qualche cosa che parve un risveglio dopo un lungo sonno. Quella forma invase tutte le mie fibre e al vederla le Esperidi fecero svanire la nebbia. Nel mio cuore si era risvegliato Atlante. Giochiamo, Esperidi, dissi, avviandomi a prendere gli aurei frutti. Sussurrava nella notte: giocate, giocate, crescete, figli di Era e Zeus. Giochiamo, piccolo figlio di Era, dissero le Moire, Atropo, Lachesi e Cloto. E mentre mi dicevano giocavano, Atropo alzava le sue forbici davanti al mio viso. Ricordati che devi morire, diceva Atropo, mentre Cloto filava e il filo era avvolto dalla Chesi. A che gioco vuoi giocare, figlio di Era? Intanto Cloto filava, la Chesi avvolgeva e Atropo tagliava. Cloto costruiva la mia vita, la Chesi la torceva su se stessa e Atropo metteva fine tagliandola. A che gioco vuoi giocare, piccolo figlio di Era? Cloto costruiva la mia vita, la Chesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Piccolo figlio di Era,
pensa a te stesso come ad una nave abbandonata fra le braccia di un Poseidone in tempesta. Battono sulla chiglia onde gigantesche, tu ti pieghi mentre una contronda invade il ponte ed entra nella stiva. Un'altra onda ti solleva come un fuscello e subito, mancandoti il mare di sotto, il cuore ti sale in gola mentre sprofondi nel vuoto. In questa tempesta sei nato, piccolo figlio di Era. Cloto costruiva la mia vita, la Chiesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Cloto costruiva la mia vita, la Chiesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Cloto costruiva la mia vita, la Chiesi la torceva su se stessa e Atropo la recideva. Ho scelto il gioco, dissi. Giochiamo ai pirati. Cloto, la Chiesi, Atropo mi fissarono stupite. Che gioco sarebbe, piccolo figlio di Era? Il gioco dei pirati, dissi io. Bene, dissi Atropo, facendo roteare le sue forbici, inizia. Ed io, di salgariana memoria, mi mise ad urlare. Uomini alle vele, e che un altro uomo affianchi il timoniere. Mettete in moto le caldaie, date forza alle eliche. Affrontate i cavalli di Poseidone, evitate le secche e gli scogli. Rivolto alle Moire dissi, tocca a te, Cloto. Che i venti soffino più forte, che le onde si alzino, che i cacciatori di pirati al servizio della regina escano in caccia. Il mondo vuole filare la mia vita, ma nel mondo io agirò filando la mia vita. Cacciatori, cercatemi e io vi darò la caccia. Predatori, predatemi e io vi trasformerò in prede, almeno finché potrò. Cloto, non riuscirò a strapparti il filo della mia vita dalle tue mani, ma assieme alla volontà del mondo dovrai filare anche la mia volontà. Misura la Chiesi il gomitolo della mia vita, l'ho tessuto con le mie mani, là dove Cloto scatenava tempeste. Cuore, sii saldo, intelletto, mantieni il timone del mio intento, coraggio, fai funzionare le caldaie del cuore della determinazione, sapere e consapevolezza, date forza alle mie scelte, alle scelte del mondo in cui vivo mi adatterò, alle scelte del mondo in cui vivo risponderò, taglia Atropo, taglia quel filo, taglia Atropo il filo che la Chiesi ha misurato, quel filo è il filo d'oro delle scelte della mia vita, taglia Atropo, io sono pronto per l'infinito. Come un pirata di salgariana memoria, mi sono mosso nella vita perché le tempeste erano immense ed io, piccolo figlio di Era, ero instabile su quel legno. Cloto, la Chiesi, Atropo, giochiamo ai pirati? Sussurrava nella notte, giocate, giocate, crescete, figli di Era e Zeus. Io sono pronto a giocare, dissi guardando una forma muta e silenziosa che mi fissava. Ci guardiamo a lungo, non un batter di ciglia, non un sorriso. Dopo un lungo tempo chiesi, chi sei? Nemesi, rispose. Perché non giochi? Chiesi. Io gioco sempre, rispose. Sono l'ombra che ti copre, sono l'azione che tu fai, sono l'azione che ti ritorna. Tu gioca, disse Nemesi, e io coprirò la tua azione, coprirò l'azione di chi subisce quello che fai, coprirò l'azione di chi reagisce. Io sono Nemesi. Ricordo, registro e alimento le azioni che poi sono azioni alle quali si deve rispondere. Sei tu che devi scegliere, continuò Nemesi. Sei tu che devi agire in relazione a cosa il tuo cuore ti dice di quanto ricevi e percepisci dal mondo. Dopo che tu hai agito, il mondo risponde. Come tu rispondi a quanto il mondo ti sollecita. Io sono Nemesi, gioca. Ero perplesso, nervoso, sconcertato e mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano le nostre orecchie. Piccolo figlio di Era e Zeus, questo è il regno di Neranotte che divenne in sé assieme ad Erebo, permettendo a Gaia dall'ampio petto di generare Urano stellato. Io sono Neranotte, colei che separò il tempo dal caos. Tu sei un crogiolo di titani che il potente Zeus ha mescolato per permettere la nascita dei figli di Era. Il tuo tempo è quello di Cronos, il tempo di Neranotte e il tempo dell'origine. Ti senti sconvolto? Il mio, dice Neranotte, è un utero da cui infinite forme di tempo emergono. Cronos è una di queste.
Quando tu, disperato, hai bussato alla mia porta, hai fermato il tempo di Cronos dentro il tuo cuore, lo hai fatto, io ti ho fatto giocare coi miei figli affinché tu rimettessi in moto il tuo tempo con una direzione leggermente diversa. Vedi attorno a te, tutto è nero, nulla ti giunge, nulla sollecita la tua reazione. Siediti e fermati. Non puoi giocare con Nemesi, perché nessuna Nemesi ti giunge dal mondo, e non puoi fare appello a nessuna Nemesi per reagire a quanto dal mondo ti giunge nella casa di Neranotte. Il tempo è sospeso. Il tempo è misura del mutamento, ma io sono Neranotte e sarò l'utero del tempo di ogni specie nell'infinito. In quest'utero crescerai, imparerai a percorrere tempi e mutamenti diversi. Nemesi, attendila. Quando trasferirai quello che sarai diventato nel mondo di Era, e sarà la tua compagna, compagna di giochi che guardano il mondo e compagna delle tue mani che in quel mondo agiranno. E così alzai gli occhi e guardai. Nessun gioco con te, Nemesi, nella casa di Neranotte. E così guardai Nemesi con occhi diversi, e quando Nemesi percepì il mio modo di guardarla, si dissolse una vampata. Non riesco a capire, faccio per dire, perché da quel momento il mio cuore sembrava bruciare. Sussurrava Neranotte: giocate, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Dimmi, figlio di Era e Zeus, intendi giocare? Sono pronto, risposi. Ma quanti mazzi di carte ha costui? Ma quale regola segue per il suo gioco? Ma qual è il suo intento? Perdevo sempre, ma perché? Spiegavo, e non riuscivo a farmi capire. E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie: tu pensi che ad inganno interessi qualche cosa delle tue spiegazioni? Per inganno tu sei solo un oggetto, per inganno tu sei solo un insetto che deve schiacciare. Non pensare che inganno abbia un intento. Non pensare che inganno abbia un progetto. Non pensare che inganno voglia raggiungere un qualche obiettivo. Tu sei l'oggetto del suo intento. Tu sei l'obiettivo del suo progetto. Tu sei l'obiettivo che vuole raggiungere. Inganno non inganna te per qualche cosa. Inganno inganna te perché tu hai un fine. Scusate, con l'inganno non si gioca, inganno si schiaccia. Risolvi questo problema, piccolo figlio di Era. A qual scopo giocare con l'inganno? Dimmi, figlio di Era, intendi giocare? Mi disse inganno. Sono pronto, risposi. Inganno rideva mentre mescolava le carte che teneva in mano e altre le faceva uscire dalle sue maniche. Sono pronto, risposi, ma non qui, giochiamo là. Il suo smazzar di carte si arrestò, mi guardò e mi chiese: che differenza fa? Giochiamo là, riaffermai con voce di tuono. Lo smazzar di carte d'inganno si fece lento e tremulo, la sua voce sembrava fermarsi in gola e sibilando proferì: piccolo figlio di Era, se giochiamo qui o là, differenza non fa. Giochiamo là, riaffermai, là dove gli spettatori ci stanno a guardare, là dove gli spettatori si fanno giudici e tifosi. Giochiamo là, dove io e te possiamo pagare lo stesso prezzo, il prezzo della gloria o dell'infamia, dato che non dalla vittoria o dalla sconfitta, ma da come abbiamo condotto il gioco. Smazza le carte, figlio di Neranotte, là dove io ti consento di smazzarle. Io sono pronto, sussurrava Neranotte. Giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Vuoi giocare, piccolo figlio di Era e Zeus? La voce suadente e le mie emozioni vibravano di gioia. Certo che gioco, a quello che vuoi e dove tu vuoi. Urlarono le mie parole uscendo dalla mia bocca. Qualcosa dentro di me cantava una lode per quel compagno di giochi. Qualche cosa dentro di me fu colto dal timore. Che bello era giocare con amore, sciogliersi e fondersi. Ad ogni gioco io vincevo e ad ogni gioco io ero sempre più amalgamato. Ad ogni gioco volevo giocare ancora.
ad ogni gioco ero sempre più appassionato. Cosa dunque non andava? Perché dentro di me qualcosa si ribellava? E mentre nella notte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che penetravano nelle nostre orecchie. L'esistenza non si distrugge solo con l'odio, ma soprattutto con l'amore. L'amore porta l'oggetto della propria attenzione a fondersi in esso. Quando l'oggetto della propria attenzione si fonde in esso, che ne è dei suoi progetti? Sì, Guardingo, figlio di Era e Zeus, tu conosci l'amore di intento, non conosci amore, mio figlio. Amore è fusione, dove chi ama costringe chi amato a fondersi con lui. E dopo, che ne è del suo progetto? Amore ama così tanto da soffocare ogni germinazione, la fa propria e la cura in funzione di se stesso. Tu, piccolo figlio di Era e Zeus, conosci l'amore come fusione di intenti. Mio figlio, amore, fonde in sé il soggetto che ama. Il soggetto che viene amato e che si fonde con amore cessa di progettare, cessa di manifestare se stesso. Amore, mio figlio, lo ha fagocitato e annullato in sé. Così vengono distrutti i figli di Era e Zeus, costringendoli ad amare chi, manifestando loro di amarli, li distrugge. Amore, dissi, qual è il tuo intento? Mi pare ovvio, rispose Amore, mettere i miei denti sopra il tuo collo e succhiarti tutto il tuo sangue. Tu sei il mio intento. Ecco perché ci fu un'esplosione nella casa di Neranotte. Ecco perché mi girai per giocare un gioco con un diverso giocatore. Sussurrava Neranotte, giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Un diverso giocatore era il gemello di Amore, vecchiaia. Mi stava ad osservare mentre si disponeva a giocare. Qualunque gioco tu voglia giocare, disse vecchiaia rovinosa, metti la posta sul tavolo. Non ho nulla da mettere sul tavolo, dissi. Tu sei la posta. E sul tavolo metti ciò che sei diventato. Tu metti la posta, disse vecchiaia rovinosa, e io la farò mia. Ero ammutolito, annaspavo. Non c'è più tempo per cambiare la posta. Io ero ciò che ero. Io ero il risultato delle mie scelte. Vecchiaia rovinosa metteva fine alle mie scelte. Questo era il figlio di Neranotte. Dei cicli di vita si prende tutto. Uomini ai tanti, ora sono vecchi, privi di forze, e la rovina li sta avvolgendo. E mentre Neranotte rideva, ci sussurrava con ali di corvo che mi penetravano nelle nostre orecchie. Ogni gioco che farai con vecchiaia rovinosa finisce allo stesso modo, il tuo ciclo termina. Quando vecchiaia rovinosa giunge per giocare la sua partita, gli esseri non hanno più tempo. Io sono Neranotte, l'utero della vita, e la vita nasce e si sviluppa per cicli successivi. Ogni ciclo è scandito da una vecchiaia rovinosa e dalla morte dello stesso. Vecchiaia rovinosa ti pesa come posta di un gioco. Vecchiaia rovinosa ti misura per quanto sei diventato come posta del suo gioco. Vecchiaia rovinosa determina la fine dei tuoi mutamenti, delle tue trasformazioni, determina la fine della tua opportunità. Non hai ancora conosciuto l'ultima delle mie figlie, Contesa, eppure con lei ti sei misurato nel corso di tutta la tua esistenza. Ogni volta che ti misuravi sceglievi, e quando credevi di non scegliere anche quella era una scelta. Tutto quello che hai fatto è dentro di te, ed ora che vecchiaia rovinosa mette fine ai tuoi mutamenti, qualcuno pesa il tuo cuore forgiato nella tua esistenza. Il quesito che si pone è questo: l'infinito ti aprirà le porte per un nuovo ciclo, oppure vecchiaia rovinosa si ciberà del tuo cuore che non hai forgiato quando potevi farlo? Lo so, non ero io a parlare, ma un'antica voce che questa volta in mia vece tuonò. L'Osiride
Lo Scribani saluta a te, o toro della terra d'Occidente, Tot, re dell'eternità, è con me. Io sono il grande Dio, a bordo della nave divina. Ho combattuto per te. Sono uno di quegli dei, i divini giudici, che hanno giustificato la voce di Osiride davanti ai suoi nemici il giorno della pesatura delle parole. Sono un tuo congiunto, Osiride. Sono uno di quegli dei, figli di Nut, che tagliarono a pezzi i nemici di Osiride e che incatenarono i ribelli per lui. Io sono un tuo congiunto, Horo. Ho combattuto per te. Sono venuto per il tuo bene e il tuo nome. Io sono Tot, che giustificò la voce di Osiride davanti ai suoi nemici il giorno della pesatura delle parole nel palazzo del grande e dell'antico che è ad Eliopoli. Ra disse: Tot giustifica la voce di Osiride davanti ai suoi nemici, che Tot esegue il suo ordine per me. Io sono insieme ad Oro, come il vendicatore della spalla sinistra di Osiride, che è a Sakem. Io entro ed esco fra gli dei che vi si trovano il giorno della distruzione dei ribelli di Sakem. Io sono insieme a Oro il giorno delle feste di Osiride, quando vengono tributate offerte il sesto giorno della festa di Denit a Eliopoli. O tu che fai avvicinare le anime perfette alla casa di Osiride, che fai avvicinare con te alla casa di Osiride l'eccellente anima dell'Osiride, lo Scribani giustificato di voce, che egli ti ascolti, che veda proprio come vedi tu, che si alzi proprio come ti alzi tu e che si sieda proprio come ti siedi tu. O tu che dai il pane offerte di birra due volte al giorno all'anima di Osiride, il nobile Ani, giustificato di voce davanti agli dei signori di Abydos, la cui voce è giustificata con te. O tu che apri la via, che guidi le anime perfette sulla via della casa di Osiride, aprigli in vero la via, e guida l'anima di Osiride, lo scriba, l'archivista delle offerte di tutti gli dei, il nobile Ani, la cui voce è giustificata con te. Possa egli baldanzoso e possa egli entrare baldanzoso e possa uscire in pace dalla casa di Osiride. Possa egli non trovare opposizione, possa non essere respinto. Possa entrare in lode e uscire amato, giacché la sua voce è giustificata. Possano i suoi ordini essere eseguiti nella casa di Osiride. Possano le sue parole procedere con te. Possa egli non essere trovato in difetto nella bilancia che è libera da errori. Siediti, vecchiaia rovinosa, dissi, ti racconterò le storie delle mie fatiche, delle mie sfide, dei miei tormenti e dei miei amori. Quando il racconto avrò finito, per l'infinito io sono pronto. Così, vecchiaia rovinosa, si sedette ad ascoltare, mentre nella notte si apprestava a partorire un altro me stesso, in un nuovo e diverso erebo. Sussurrava nella notte: giocate e crescete, figli di Era e Zeus. Nella notte mi prese per mano e mi condusse lungo oscuri sentieri dicendomi: hai imparato a giocare il gioco della vita, fra poco ti partorirò. Ti partorirò in un altro erebo nel quale dovrai giocare. Da quando sei arrivato triste e disperato, da quando le tue angosce ti hanno riempito, hai acquisito la memoria delle cose. I giochi che hai fatto ti hanno ricordato ciò che sei e l'intento di ciò che fai. Ora sei pronto, piccolo figlio di Hera e Zeus. Ora, mia figlia, la quintessenza dell'esistenza e della consapevolezza di Gaia, ti mostrerà il mondo in cui agirai. Ama la mia figlia, per quanto la odiano, e impara a riconoscere i suoi figli negli oggetti del mondo in cui nascerai. In ogni mondo che le tue vite ti porteranno a percorrere, perché ricorda il mio utero, genera tutto ciò che porta verso l'infinito. Mi attendeva contesa, sorridendo, davanti a porte di bronzo su cui era scritto pace. Sei pronto? Mi chiese contesa. I miei figli ti chiederanno pace, mentre a te muoveranno una guerra feroce. I miei figli temono solo che i figli di Era e Zeus manifestino la loro volontà e li combattano. Scegli, piccolo figlio di Era e Zeus, o ami me, contesa odiosa, o ami i miei figli e le loro profferte di pace. Così dicendo, spalancò le bronzee porte dalle quali si lanciarono i figli di contesa. Pena dolente, oblio, fame, dolori che fanno piangere, lotte, battaglie, delitti, omicidi, discordia, inganni, discorsi, ambigui discorsi, anarchia, sciagura e giuramento.
impara a riconoscerli nelle azioni del mondo in cui nascerai e impara a combatterli nella vita quotidiana. Se non li saprai combattere, tu diventerai la loro preda. Solo se esprimerai me, contesa, contesa furente, potrai fermare l'azione dei miei figli quando vengono espressi dal mondo in cui nascerai. Ho giocato nella casa di Nera Notte. Le teste continuavano a cadere e a rotolare lungo il fiume. Gli uomini avevano smarrito la ragione di Zeus con cui affrontare la vita. Gli uomini avevano smarrito la passione dei titani con cui manifestare se stessi. I figli di Contesa erano i padroni della vita, erano i padroni dei figli di Era e Zeus, e le croci odiose erano impresse come marchi di fuoco per friggere il cuore degli uomini. Dall'utero di Nera Notte il futuro aveva già incominciato a germinare. Questo è il discorso di stregoneria. È il discorso per cui il crogiolo dello stregone si può calare dentro il cuore delle persone. Ed è soltanto quando le persone vivono momenti drammatici, momenti d'ansia, momenti di forte turbamento emotivo, che possono imprimere, possono dare una svolta alle loro emozioni e possono liberarli da tutti quegli ostacoli che impediscono loro di esprimersi nel mondo. Senza questo, tutto quello che facciamo in stregoneria ha la particolarità di essere inteso mediante le parole. Viene inteso semplicemente come un semplice trucco o come un espediente, ma è necessario riuscire a cambiare completamente noi stessi per riuscire ad affrontare il mondo che ci circonda, riuscire a percorrere un sentiero di stregoneria. Si tratta in realtà di sentire parlare il mondo, di sentire le voci del mondo, di interagire col mondo. So che a qualcuno gli viene anche spontaneo questo, cioè ha dei sussulti, ha delle visioni, ha delle percezioni che sono diverse, e ne parleremo anche nel discorso quando parleremo della percezione extrasensoriale. Ma non è questo importante, l'importante è come noi usiamo le nostre emozioni all'interno del mondo. E la trasformazione di un individuo è una trasformazione tanto più profonda e tanto più violente, tanto più efficace nella visione del mondo, quanto più è drammatica la sua situazione di vita e lui sa avvolgere questa sua situazione di vita in modificazioni, in trasformazione della propria struttura emotiva. In realtà si tratta semplicemente di riportare alla luce, riportare alla coscienza quelle che sono delle situazioni angosciose e riviverle facendo pulsare quello che è la bocca dello stomaco, facendo pulsare fino ad aver dei capogiri, fino a sentirla anche nelle orecchie, e nello stesso tempo ripetere quelli che sono i principi di Nera Notte in modo da interiorizzarli. Perché soggetti che abbiamo parlato nel racconto di Nera Notte, per esempio morte, inganno, biasimo, Atropo, Cloto e Lachesi, oppure amore, li vediamo tutti i giorni, cioè li affrontiamo tutti i giorni come contraddizioni della vita. C'è sempre qualcuno che vuole ingannare, c'è sempre qualcuno pronto a dirti, a biasimarti, c'è sempre qualcuno pronto a dirti, non so, stai sbagliando, stai facendo quello, colpevolizzarti, criminalizzarti, e c'è sempre una vecchiaia rovinosa che ci aspetta alla fine della nostra esistenza. Cioè tutti questi figli di Nera Notte, li chiamiamo figli di Nera Notte perché non sono figli di Era e Zeus, non respirano aria. Bisogna riuscire anche a comprendere, quando parliamo della teogonia di Esiodo, il fatto che c'è una nascita degli dèi, no? Cioè gli dèi nascono da un prima a un dopo, ma ogni volta che c'è un dopo, il dopo ritorna al prima, cioè il dopo si fonda all'interno del prima. E questa Nera Notte, per esempio, è che ho scoperto che era una divinità fondamentale nell'orfismo, è una divinità primigenia, chiamiamola così, cioè una
divinità che ha fondato tutto ciò che esiste nel presente. Nella notte esisteva come utero del mondo quando c'era soltanto l'uovo primordiale, il disco giallo in campo nero. E nella notte è l'utero che contiene tutto questo. E l'utero del mondo, l'utero della vita, non contiene soltanto ciò che la vita è diventata o ciò che la vita diventerà, ma contiene anche tutte le possibilità che avrebbero potuto essere e non sono all'interno di tutti gli universi che sono stati. Per cui l'utero di nella notte è un utero in cui ci si può rifugiare per trasformarci, per modificarci. E i figli di Nera Notte non sono i figli di Era e Zeus. I figli di Era e Zeus hanno due caratteristiche. Era è la natura, Zeus è l'atmosfera. Dunque i figli di Era e Zeus sono tutti figli della natura, gli alberi, le piante, gli animali, cioè tutti coloro che respirano l'atmosfera, che è Zeus. I figli invece di Nera Notte non respirano, sono delle tensioni emotive, sono rappresentati come delle tensioni psichiche, anche se vogliamo, ma in realtà non sono delle tensioni emotive o delle tensioni psichiche, sono delle coscienze, sono delle consapevolezze che agiscono nelle persone, con le persone, attraverso le persone, che le persone manifestano, cioè sono degli dèi che vengono manifestati dalle persone. Parliamo nel nostro caso delle persone, perché ogni volta che si costruisce un universo diverso dall'universo primordiale in cui l'uovo esplode, nasce Fanete, nasce Gaia, nasce Urano stellato, bene, quando arriva Crono a colpire Urano stellato, a tagliargli i genitali, Crono, il tempo, e il tempo costruisce il suo mondo, cioè i suoi esseri che germinano, si costruiscono mediante il mutamento, bene, Urano stellato non è che viene messo da parte, non è che non esiste più, ma interviene all'interno del tempo con le sue forze, con le sue trasformazioni. Infatti, sono due, li possiamo citare anche abbastanza facilmente, Afrodite e Venere, che da Urano è figlia di Urano stellato e che entra in tutte le trasformazioni della vita, e l'altra è le Erinni, le Furie, che diventano elemento di trasformazione della vita. E voi sia Venere sia le Erinni le trovate in tutti i comportamenti degli animali, delle piante, di chiunque. Cioè non sottovalutate la capacità delle piante di produrre dei veleni pensando a una cosa diversa da quella che sono gli artigli del leone o il serpente velenoso. Cioè sono tutte delle aggressioni che piante e animali fanno nella vita proprio per tentare di espandere se stesse. È una manifestazione delle Erinni. E lo stesso è una manifestazione di Venere, non sottovalutata, quello che è l'amore che ci può essere fra gli uomini, fra gli animali, fra i ragni, con l'amore che ci può essere fra le piante. Cioè c'è sempre la manifestazione di Venere. Bene, lo stesso vale per i figli di Nera Notte. Cioè i figli di Nera Notte sono il fondamento della vita. E ogni volta che c'è una trasformazione emotiva, e questa trasformazione emotiva deve sempre confrontarsi con i figli di Nera Notte. Prendiamo dalla Teogonia di Esiodo, per esempio, è anche abbastanza breve, per cui si può leggere facilmente, il discorso di Nera Notte. Notte poi partorì l'odioso Moros, Echere nera. E morte generò sonno, generò la stirpe dei sogni. Per secondo poi biasimo e sventura dolorosa, non giacendo con alcuno, li generò la dea Nera Notte. E le Speridi, che al di là dell'inclinito oceano dei pomi aurei e belli hanno cura, e degli alberi che il frutto ne portano, e le Moire e le Chere generò spietate nel darle pene, Cloto l'Achesiatropo, che i mortali appena sonnati danno ad avere il bene e il male, che di uomini e di dei i delitti perseguono, né mai le dee cessano dalla terribile ira, prima d'aver inflitto terribile pena a chiunque abbia sbagliato. E generò anche Nemesi, sciagura degli uomini mortali, notte funesta, e dopo di essa inganno e amore, vecchiaia rovinosa e contesa del cuore violento.
Poi contesa odiosa generò pena dolente, oblio e fame, dolori che fanno piangere, lotte e battaglie, delitti e omicidi, discordi e inganni, discorsi ambigui, discorsi, anarchia, sciagure, che vanno congiunte fra loro e giuramento che gli uomini da terra grande sciagura reca quando qualcuno di loro volendo spergiura. E questi sono i figli di Neranote, no? Noi li riconosciamo come attributi o come aggettivi o come situazioni che le persone vivono, vecchiaia rovinosa, contesa, delitti, fame, dolori, ma in realtà sono dei, sono coscienze, sono consapevolezze che si esprimono all'interno delle persone, ed è la inconsapevolezza delle persone di tutto questo che le portano a fare delle scelte che sono autodistruttive, che sono autolesioniste. Quando si entra in uno stato psichico angoscioso, angosciante, l'angoscia che ci sta pervadendo in realtà ci porta verso nella notte. E nella notte ci addestra, cioè nella notte ci dà i suggerimenti con cui modificare le nostre emozioni. Però sta a noi riuscire a cogliere questo, oppure a fuggire. Perché spesso noi abbiamo paura dell'angoscia, abbiamo paura dello smarrimento, abbiamo paura del biasimo, abbiamo paura dell'inganno. Abbiamo paura ad affrontare quelle che sono le condizioni della nostra vita, della nostra esistenza. Ebbene, la possibilità di riuscire a praticare stregoneria e di riuscire a vivere i propri stati angosciosi, i propri stati angoscianti, fino a risolvere le situazioni che si vivono. E più si riesce a immedesimarsi psicologicamente, a calarsi, a riviverli, a rivisitarli, quelli che sono i nostri stati di angoscia, e più abbiamo la possibilità di spiegare le nostre emozioni. E ricordate che dispiegare le nostre emozioni non significa semplicemente emozionarsi davanti al mondo, ma significa entrare in comunicazione con tutto il mondo. Certo, dobbiamo anche imparare dopo a interpretare quella comunicazione, ma dispiegare le nostre emozioni significa entrare nella comunicazione empatica, la comunicazione fondamentale col mondo. Abbiamo trattato la comunicazione empatica quando abbiamo fatto la volta scorsa nella trasmissione serale il discorso sulla percezione nell'età fetale, no? La condizione empatica, la percezione empatica si costruisce nell'individuo mentre è nella pancia della madre. Praticamente è una specie di comunione, interrelazione che c'è fra la madre e il feto, il bambino. Poi succede che il bambino sviluppa altre cose, no? Cioè all'inizio, quando è piccolissimo, le primissime settimane di vita è tutto comunicazione empatica. Poi comincia a sviluppare il senso del tatto e poi il senso della vista, no? È come se il bambino si allontanasse dagli oggetti, cioè costruisce quei sensi che gli permettono di percepire l'oggetto allontanandolo. L'empatia gli permette di percepire l'oggetto all'interno della madre. Col tatto non è più all'interno della madre, è fuori dalla madre, ma tocca la madre. Con la vista non è più necessario neanche toccare la madre perché la vede e la inquadra come oggetto. Per cui diciamo che la formazione dei sensi è un allontanamento del soggetto dall'oggetto, che è anche una protezione per il soggetto. Ma la capacità empatica resta sempre sullo sfondo. È come Urano stellato. Cronos li taglia i genitali, ma nasce Afrodite. Per cui quando il tatto si costruisce il proprio spazio all'interno della capacità di percezione dell'individuo, non è che la capacità empatica va via, perché la capacità empatica è legata alle proprie emozioni. Allora viene fatto uno spazio dentro l'individuo per percepire attraverso il tatto, ma una parte di questa capacità di percezione mediante il tatto si fonde con la propria capacità empatica, e una parte si separa dalla capacità empatica perché comunque abbiamo la capacità di percepire empaticamente il mondo. Però per farlo è necessario dispiegare le nostre emozioni, e la ragione non è molto contenta di questo. Pertanto, per riuscire a dispiegare le nostre emozioni è necessario vivere delle situazioni angoscianti, delle situazioni angosciose. Qualcuno ha avuto la fortuna di essere torturato, massacrato di botte per 2 giorni dalla polizia di Stato, di essere incarcerato con accuse assurde,
di aver trovato 8 magistrati che lo hanno sputtanato in modo che i suoi ex compagni lo volessero morto, lo hanno sputtanato in modo tale che in galera tentassero di ammazzarlo, lo hanno fatto in modo che non potesse difendersi, hanno fatto in modo di alterare i processi, ne hanno fatti di tutti i colori. Non sempre tutti possono avere la fortuna di trovare dei magistrati criminali, dei poliziotti assassini che fanno questo. È una fortuna che può capitare nella vita, specialmente se hai già un paio d'anni che fai tecniche di stregoneria e sei costretto a calarti con una scopertura emotiva da impazzire. Però si può fare lo stesso senza dover affrontare situazioni così drammatiche, cioè si può vivere quelli che sono i nostri stati psichici angosciosi, penetrarli, portarli alla coscienza, farli vibrare, sentirli sulla bocca dello stomaco e nello stesso tempo, mentre si sta vivendo, leggersi Nera Notte, perché Nera Notte è il cammino di uscita dello stato angoscioso. Perché in ogni stato angoscioso è presente comunque un figlio di Nera Notte. E riuscire a capire come si riesce ad affrontare un figlio di Nera Notte significa dispiegare e liberare le proprie emozioni affinché si diffondano nel mondo. E adesso, cari radioascoltatori, vi metto su, siccome ho finito prima di quanto avevo progettato, vi metto su il primo CD che mi capita fra le mani. E se volete rispondo in privato fino alla fine della trasmissione quando farò i saluti. Però il sottoscritto comunque non riesce. Vediamo un attimo cosa è capitato fra le mani. L'Italia del rock. Va bene, vi farò sentire un po' di Italia del rock e metterò su qualche telefonata in privato perché effettivamente la trasmissione mi è costata un certo prezzo. Bene, allora se volete metterò su dei telefoni e vi risponderò in privato e dopo arriveremo per i saluti intanto. Ok, dimmi pure. Ho capito veramente che a differenza de questa situazione di melassa che c'è, no? Di questo monoteismo, no? Di questa religione qua che c'è, quello che ti spiego adesso, è come sentirsi cioè, persona giuridica, essere umano, fine a se stesso, diciamo, tutto l'intero, secondo me dopo non so, sentirsi protagonista anche nel negativo e giungere insomma a... Quindi la cosa più difficile è parlare delle proprie emozioni, Esatto, perché non si tenta di dare un'idea, ma non si riesce mai a definirle, no? quando che te parla appunto che ti fa entrare dentro nei gangli, dentro nei nervi, nei vene, che tu capio, di tutta questa nera notte, queste emozioni, e là mi sono sentito un po', che ho, un po' capito, dopo naturalmente bisogna approfondire perché ti devi spiegare come sempre letteralmente. Eccellente, insomma. Comunque, mi spiegarlo è No, difficile. è difficile spiegarlo con le Difficile parole. Non... spiegarlo, esatto, bravo. Infatti, anche quando la filosofia nel 600 avanti Cristo ha preso il sopravvento sul mito, praticamente il mito è stato quasi cancellato ed è rimasto fra i poeti, perché i poeti, diciamo così, fanno i simboli, no? Cioè trasformano ciò che è il mito in simbologia, perché non è possibile neanche a parlare del mito. Cioè, ci provi perché sei costretto, però le parole non sono in grado di definire il mito. E così per le emozioni non siamo in grado di definirle. Non appartengono alla ragione alle parole. Però se ti spieghi le emozioni, cioè, tu puoi comunicare alla ragione esattamente ciò che percepisci e lo trasformi in azione, cioè lo trasformi in atteggiamento nei confronti del mondo e scelte. Come sentirsi come diciamo in negativo, come sentirsi come nel processo di Kafka oppure come nella come si chiama metamorfosi, no? Anche quella è un sentirsi,
un sentirsi negativo e un sentirsi un'emotività praticamente, cioè che non ti puoi fare niente. E quando vivi una cosa tipo il processo di Kafka, ma anche altre cose, no? Sì. Praticamente le tue emozioni esplodono, perché sei talmente circondato da cose assurde che la ragione impazzisce, cioè nel senso che dici, ma come, mi dico delle robe che sei normali, e stati vi viene fuori con delle traduzioni che sei da fuori di testa. In quel momento la ragione non capisce più niente, no? E allora l'unica cosa che ti può prendere il sopravvento è lo stato emotivo. Allora riesci a capire perché la ragione non capisce, capito? Cioè l'assurdo viene compreso a livello emotivo, e allora in quel momento si dispiegano le emozioni, ed è lo stesso stato angoscioso che ho chiesto alle persone di cercare di evocare, perché in uno stato psicologico di angoscia tu puoi dispiegare le tue emozioni e percepire il mondo. Infatti l'angoscia, lo stato psichico di angoscia, si scioglie soltanto quando riusciamo a capire quelli che sono gli elementi razionali che producono l'angoscia. Spesso discutere con gli altri, no? Cioè, ci produce magari dell'angoscia perché non riusciamo a farci capire. Ma se noi riusciamo a capire che sta facendo il furbo, cioè c'è inganno che sta agendo, no? Allora non tendiamo più di farci capire, ma dispieghiamo le nostre emozioni, perché abbiamo compreso l'emozione che si nasconde dietro alla sua azione. A meno che non sia, diciamo, una coalizione che si mette d'accordo delle persone, cioè, ma questa è preparata prima. Sì, ma a volte non è che le persone magari si mettono d'accordo per fare delle cose malvagie, no? Ma le fanno perché questo le garantisce, cioè si sentono protette. E allora, siccome una mano lava l'altra e tutte e due si mangiano la faccia, ti ritrovi 50 persone o 50 situazioni che ti fanno delle azioni malvagie. Dopo tu reagisci, no? E ti accorgi che loro dicono, come, mica ho fatto solo questo. No, io ho la visione d'insieme, il tuo solo questo era all'interno di una visione d'insieme, capito? Però è soltanto attraverso le emozioni che interagiscono in quella situazione che tu puoi capire quali sono i giochi, insomma. Le emozioni è il punto fermo, è il punto fondamentale, perché noi siamo nati come emozione, cioè l'emozione è quella che costruisce la vita, cioè la capacità di trasformare la vita, per cui fa l'evoluzione, la diversificazione delle specie. La parola ha poco senso, insomma. Va bene. Ho fatto una trasmissione ieri, mi hanno un po' discorso, che sempre so Leonardo, no? TG3, le piante si parlano tra loro, cioè i gerani, fate un esperimento di gerani che a distanza di 4 km, cioè, si portavano dei messaggi, no? Per esempio di scalare la foglia, come chiudersi. Sì, sì, anche, ormai sono noti anche i messaggi di allarme. Sì. Ci avevo già fatti anche in trasmissione messaggi di allarme fra le piante. Il problema è che noi riusciamo a individuare questi, no? Perché sono abbastanza visibili dall'operatore. Cioè l'operatore vede il segnale, vede il senso e capisce il senso del segnale. Ma se le piante si mettono a parlare di filosofia trascendentale, l'osservatore non ha nessun elemento di riferimento per riuscire a capire che stanno parlando di filosofia trascendentale, hai capito? Che è praticamente, come si dice, è relativo, il rapporto, no, tra noi e le piante è relativo, come se facciamo noi a sapere il discorso che si fanno tra di loro, cioè. Sì, noi vediamo gli effetti, vediamo, no? Gli effetti, appunto, infatti una delle cose che hanno notato è che se delle piante vengono assalite da degli insetti, no? Queste mandano il segnale alle altre piante, e queste altre piante che non sono ancora assalite si predispongono con dei veleni, no? Con delle cose ripugnanti, in modo che gli insetti quando arrivano vadano via. Per cui questo si può misurare, no? Cioè la scienza lo può vedere. Ma quando il discorso è astratto non c'è niente che si veda. Esatto. Sì, se non c'è misurazione, diciamo, visibile, non riescono a vederlo. Certo. Va bene, adesso parti. Ok, Ivano. Ti auguro buon solstizio. Ciao, e auguri, ci sentiamo stasera. Ciao. Allora, vediamo qui un attimo. Ah.
Adesso ho capito perché questo CD era il primo della pila. Va bene, allora nella trasmissione che terremo questa sera dalle 19 alle 20 continuerò il discorso sul concetto della percezione, no? Vi ho fatto l'introduzione, vi ho già fatto la madre come mondo e la fondazione della percezione all'età fetale e vi parlerò della selezione soggettiva della percezione. In pratica io su tutto il discorso sulla percezione ho già caricato anche in internet la selezione della percezione nella prima infanzia come testo e ho caricato anche la prima pagina della empatia e percezione extrasensoriale, che è quella che vi ho accennato anche poco fa, che è la formazione praticamente del distacco da una percezione che è avvolgente, cioè la percezione empatica, che è quella fatta dal bambino all'interno della pancia della madre, cioè, appena iniziato la trasformazione del bambino, la sua percezione dei fenomeni del mondo, e si trasforma in tatto e si trasforma in vista. Bene, e questo tipo di percezione chiaramente ha una modificazione, porta a una modificazione del soggetto, in quanto il soggetto comunque seleziona il proprio modo di percepire il mondo, seleziona i fenomeni che per lui sono importanti, per cui già come nasce il bambino abbiamo una differenza fra i fenomeni che devono essere scartati e i fenomeni che invece devono essere sui quali è necessario porre l'attenzione. Vediamo un attimo. E i fenomeni su cui viene posta l'attenzione sono quelli che poi portano alla modificazione della persona. Quando già il bambino nasce inizia questo processo di spostare quella che è la percezione dei fenomeni del mondo su una specie di rumore di fondo. Infatti il bambino appena nato, l'abbiamo già detto l'altra volta, dorme moltissimo perché sta fondando, costruendo la sua percezione e tutto quello che gli arriva dal mondo è potente e incide sulla sua struttura psichica e incide al punto tale che ogni fenomeno richiede la sua attenzione. Questo costringe il bambino a dormire moltissimo, cioè in pratica a cominciare tutto quel lavoro di selezione dei fenomeni che giungono dal mondo in modo di selezionare, di costruire il proprio rumore di fondo. Soltanto che quella costruzione poi vedremo che diventerà fissata, per cui restano rumori di fondo tutto ciò che non incidono sulle emozioni della persona. Bene. Continueremo questa sera appunto con il discorso sulla percezione. Quello che mi interessava oggi era farvi comprendere quello che è il discorso della struttura emotiva e il ruolo che ha l'angoscia nella costruzione dell'individuo. Cioè non sottovalutate lo stato psichico dell'angoscia e usatelo. Cioè cercate ogni tanto di richiamare alla mente situazioni che vi creano angoscia e giocate sulle vostre emozioni su quella situazione, perché è l'unico sistema che c'è capace di far dispiegare le vostre emozioni nel mondo, capace di portare le vostre emozioni a percepire empaticamente il mondo, cioè a ritornare, a riprendere quella capacità del profondo che ci permette di entrare in contatto col mondo in cui viviamo. Questa viene prima selezionata all'interno della crescita fetale, no? Cioè si costruisce il tatto, gli occhi e tutti i vari sensi e si nasce. Ma quando il bambino nasce ha ancora la capacità empatica degli oggetti del mondo e ha una grande quantità di empatia che trasferisce anche all'interno dei sensi. Un po' alla volta crescendo succede che la capacità empatica viene spostata sempre più nel profondo dell'individuo e viene distaccata dalla sua capacità di giudizio, dalla sua coscienza. Però è quella capacità, la capacità di empatia, di manipolazione delle emozioni che ci permette di entrare in contatto col mondo. Pertanto lo stato di angoscia, quando non è patologia psichiatrica, quando è una cosa che noi vogliamo, ricordatevi che è uno stato psichico che noi possiamo usare per trasformarci. Certo che quando è patologia, quello è un altro discorso, là è necessario ricorrere a mezzi di psicologia, di psichiatria, ma deve essere una cosa molto grave. Normalmente noi viviamo delle situazioni angosciose e
dobbiamo riuscirne a venirne fuori e a usarle a nostro vantaggio. E usarle significa dispiegare le nostre emozioni. Chiaramente è necessario armarle le nostre emozioni, questo è il crogiolo dello stregone, cioè bisogna proteggerle, bisogna che siano corazzate in maniera coerente, però questo è il crogiolo dello stregone. Bene, vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e basta così, metto sulla pubblicità direttamente. Ciao a tutti e risentirci alle ore 19.